Buonasera a tutti. In studio abbiamo il dottor Rino Giacalone. E chi non ti conosce, Rino? Tu rappresenti stasera qua, oltre al tuo ruolo di libero cittadino, un ruolo naturale che abbiamo tutti, ha il ruolo di presidente dell'associazione Trasmazzaro e Tonnarella del quartiere. Noi di Vimini Mazzara vogliamo dare spazio ai quartieri, no? Visto che la giunta municipale ha deliberato il comitato dei quartieri per avere tanti portavoce su varie problematiche ed è una bella iniziativa, e stasera anche Vivi Mazzara parla di quartieri con te che rappresenti tutta la zona da tantissimi anni, no? In primis voglio dire grazie per aver accettato questo nostro invito di Vivi Mazzara. Grazie a voi, grazie a te, grazie a tuo fratello Natale, a Gianmarco, il cameraman che mi ha accolto facendomi sentire a casa mia. E noi ci conosciamo da tanto, quindi Sì, ma non ti ho mai intervistato, non mi cioè nel avevi senso. intervistato e sinceramente Sì quando che. mi hai chiamato non ti nego che per me è stato un grande piacere, anche per il semplice fatto che non vedevo l'ora di mettermi la mucchina, perché Ma hai già io... usato? No, ancora no, No, quindi la dai, vieni, possiamo... vieni, facciamo, La prassi è iniziamo. La quella di... prassi è questa? La prassi è questa perché vuole essere anche un messaggio per chi ci segue, Io Rino. seguo, ti dicevo poco fa perché ne parlavamo prima di accendere le telecamere, che stranamente seguo la tua trasmissione perché Grazie. difficilmente io seguo questi format, però la tua la seguo perché la trovo molto innovativa. Poi Grazie. ovviamente ci sono delle cose che uno può condividere, non condivide, ma poco importa, l'importante è dare l'informazione e andare E avanti. ti ricordi chi hanno il ruolo principale in questa trasmissione? L'immagine naviga sui social, no? Sì, Ed è e non il momento il del. momento del caffè, la fantastica radiolina che se usi te la benissimo. rombo, già te lo dico prima, se lo Ma dico la te. possiamo prendere qui perché secondo me le interferenze che ha radiopolitica per il quartiere di Trasmazzaro e Tonnarella, secondo me sono tante, però se, ci sei tu che sei meglio di un'interferenza. Premetto una cosa, noi ti abbiamo invitato per capire quali sono le problematiche innanzitutto di Tonnarella e del Trasmazzaro, compreso il grave problema dei nitrati che tu hai sempre portato avanti in rappresentanza del quartiere. Io stasera ti avrei voluto fare una sorpresa. Ho provato a contattare personalmente il sindaco, l'ufficio stampa, la portavoce del sindaco, per cercare di quantomeno avere dei chiarimenti in merito alla situazione dei nitrati o vari aggiornamenti, perché domani si sarebbe dovuta tenere una conferenza stampa alle ore Sì, ho visto. 10 nella sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti con la presenza del sindaco Salvatore Quinci sulle azioni amministrative per contrastare il problema dei nitrati che riguarda l'erogazione idrica del Trasmazzaro. Ora, oggi c'è stata la seduta del Consiglio Comunale, il sindaco ha fatto un intervento sulla situazione dei nitrati, ha trovato l'escamotage per cercare di superare il problema o quantomeno iniziare a lavorare per superare il problema. Questa conferenza di domani è slittata la prossima settimana perché? Perché domani ci sarà il continuo non previsto dell'assise del Consiglio Comunale, per cui conferenza stampa rinviata, però il motivo per cui abbiamo invitato telefonicamente 3 minuti il sindaco Quinci era quello di dire la sua in merito agli aggiornamenti sulla situazione dei nitrati. Il sindaco si scusa per impegni istituzionali. Non ha avuto la possibilità di intervenire in trasmissione e si è scusato. È chiaro che gli impegni istituzionali, quando ci si mettono in mezzo, bisogna rispettarli. È pur vero che noi abbiamo chiamato all'ultimo istante con la speranza di trovarlo disponibile, ahimè, il sindaco, ripeto, per impegni istituzionali non potrà essere presente via cavo telefonico in questo incontro con il dottor Rino Giacalone. Rino, Piero, Rino, dottore. No, ora ci diamo No, del tu, tanto, sì, vai vabbè. tranquillo. No? Allora, che dirti? Io avrei gradito l'intervento del sindaco, anche perché chi più del sindaco può portarci a conoscenza degli sviluppi di questa criticità,
che si è venuta a creare quando io ancora non avevo capelli bianchi. Vabbè, ora li hai sostituiti con il berrettino. Ora ne ho parecchi. E la vicenda inizia, lo sappiamo ormai tutti, inizia nel lontano, se non ricordo male, 2007. E allora Giunta Magaddino, e viene portata alla luce questa drammatica situazione da uno dei suoi assessori, l'assessore Righetti. E venne fuori questa cosa e da lì è cominciato questo ambaradan negli anni. E io non ti nego che oggi, mentre ero in macchina, ero con un amico, viaggiavamo per lavoro, e ho ascoltato dal suo telefonino l'intervento del sindaco. Ecco, perfetto. Sì, io l'ho ascoltato. Ecco, non metti a conoscenza i nostri ascoltatori in questo momento, perché, ripeto, il sindaco ha fatto un intervento sulla situazione dei nitrati. Ho ascoltato l'intervento, non ti nego che ho gradito che abbia fatto l'intervento in consiglio comunale, perché nella vita i contraddittori sono molto importanti. Il consiglio comunale è un Parlamento cittadino a tutti gli effetti, eletto dai cittadini, e merita questo tipo di intervento che ha fatto il sindaco oggi. L'ho sentito parlare di un depuratore, molto probabilmente quello a scambio ionico. Non ti nego che nell'ultimo incontro, il solo incontro però che abbiamo fatto con una delegazione del Trasmazzaro, ci aveva già accennato a questa cosa. Oggi in più è nata pure, si è sentito parlare di Montescuro, di acqua proveniente da Agrigento. Io ti dico così, una mia impressione. Allora, se io dovessi trascrivere, mettere per iscritto ciò che il sindaco ha detto oggi nel suo intervento, lo metterei per iscritto e comincerei con l'oggetto, no? Oggetto, ipotesi. Perché ipotesi? Perché mentre lo ascoltavo ho sentito: se non approviamo il bilancio comunale, se non facciamo il progetto, se non acquistiamo il depuratore, se non facciamo il bando di gara... Insomma, troppi se. Io, per esperienza, perché ti ripeto, i capelli bianchi ormai ce li ho, se ad ogni se mettiamo un anno, perché solitamente quando se non ce n'è, un anno o due anni passano, se ad ogni se ci mettiamo un anno, già siamo a 5. E quindi già questo è quello che penso sul depuratore. Approfondire la tematica depuratore, ti posso solo dire che mi sono confrontato con tecnici, con ingegneri che ne masticano, e qualche dubbio, qualche perplessità, non ti nego, che mi è venuta. Un depuratore che sia a scambio ionico o che sia di altro genere, ovviamente più avanti andiamo e più innovativi sono, non fanno altro che trattenere con le proprie membrane, proprio con uno scambio magari chimico, trattenere questi nitrati. Dopodiché l'acqua esce pulita, ma i nitrati sulla membrana rimangono, su queste resine, no? In automatico tu queste resine le devi rigenerare. Per rigenerare queste resine, mi dicevano gli esperti, che ci deve essere un lavaggio. Quindi si dovrebbe utilizzare altra acqua per rigenerare queste resine. Punto di domanda. I reflui ce ne stanno? Dove vanno a finire? La quantità è consentita per andarla a fare finire eventualmente anche in discarica? Nelle fognature. Quindi io inizio da questo punto di domanda. Poi faccio un'altra riflessione. Noi abbiamo, quando tu stai male, chiami il medico. Il medico, la prima cosa che dice ad un ammalato è, o che dà, è cure e riposo. Cure e riposo, sempre. Poi, se non bastano, si passa agli specialisti. Giusto, che dice, Piero, devi andare dall'otorino, sì, perché il problema è più grave, oppure altri problemi che poi si vengono a creare, quindi uno si rivolge agli specialisti sempre più bravi. I nostri pozzi sono malati. Io lo dico dal 2007. Noi abbiamo i tre pozzi di Ramisella ammalati gravemente, perché quando è iniziata questa criticità nel Trasmazzaro con questi tre famosi pozzi, i nitrati erano a 110 allora, perché io mi ricordo c'era la Giunta Magaddino, e ci fu stato di calamità chiesto, contributi per acquistare urgentemente depuratori, protezione civile messa in campo, e i nitrati, Piero, erano a 110
Adesso a quanti sono? Oggi sono a 210, uno dei pozzi è arrivato a 210. E cosa abbiamo allo stato dei fatti ad oggi, da settembre, da quando si è verificata questa cosa? Una ordinanza sindacale. E basta. Ecco dove io vado ad arrabbiarmi, ecco dove noi cittadini ci arrabbiamo. Non ci possiamo nascondere dietro un'ordinanza sindacale. Non possiamo, quando io incontro il sindaco, e per carità, io non voglio crocifiggere nessuno. Io ho sempre detto in ogni mio intervento... Anche perché questo è un problema che viene da molto lontano. Io ho sempre detto in ogni mio intervento, nessuna amministrazione ha mai inquinato l'acqua a Mazzara, nessuna. Ma vero è che un'amministrazione però i problemi dovrebbe risolverceli. E come ce li risolvono? Mettendo le pezze. Perché se noi continuiamo a scavare altri pozzi, non facciamo altro che mettere le pezze. Però il buco si fa sempre più grande e la pezza sempre più piccola. E in questo modo non lo risolviamo il problema. Si doveva, a mio modo, ai tempi, quando è iniziata, sempre con Magardino, una mappatura del territorio, vedere dove sono le cause, un censimento dei pozzi, si doveva continuare su quella linea, mettere le pezze, ma continuare a salvaguardare il territorio ed andare a capire da dove proviene questa cosa. Ad oggi, per esempio, dico una bestialità da profano, si è provato a fare un censimento dei pozzi nel Trasmazzaro? Dei pozzi che già ci sono, per vedere l'acqua come è combinata, per capire se c'è qualche pozzo che possiamo utilizzare. L'ha fatto mai nessuno? Non lo so. Ma tu nel tavolo tecnico che hai avuto al Comune hai fatto queste domande? Io nel tavolo tecnico ho assistito, e mi dispiace doverlo dire, ma lo dico serenamente perché mi sono confrontato con il sindaco. Ho posto delle critiche al primo cittadino, sempre al primo cittadino, mai a Salvatore Guinci, perché per me Salvatore Guinci è una persona rispettabile, professionale, ha un suo trascorso di vita e il suo trascorso parla. Certo, il sindaco di turno è lui. Io non mi sono mai permesso, la mia educazione mi ha sempre consentito di non mischiare mai l'istituzione con la persona e casa sua e la sua famiglia. Detto ciò, quando il sindaco inizia con la nostra delegazione a fare un ragionamento su quello che ha ereditato, io ho ereditato il nulla, perché il comune rischia un default se mi contestate il canone idrico. Sindaco, io non posso accollarmi questa cosa sulle spalle. Cioè io contesto il canone idrico perché ricevo un prodotto che non corrisponde a ciò che dovrebbe corrispondere. Se il comune va in default è perché magari ci sono stati 20 anni di amministrazione scellerata che hanno portato il comune in default. Io non penso che un gruppo di cittadini può portare al fallimento un comune come Mazzara del Vallo, una città come Mazzara del Vallo, perché contesta il canone idrico. E questa è la prima cosa che ci siamo detti. Dopodiché, sì, quando mi dice che c'è stata questa amministrazione che non ha attenzionato il problema, che quindi ovviamente io faccio un'altra domanda. Sindaco, ma lei ha ereditato questa cosa, è sindaco da 2 anni, in questi 2 anni, ahimè, ha ammesso, ma gli fa onore, ha ammesso che si è accodato alle amministrazioni precedenti, sotto un certo aspetto, gli fa onore, però poi io non capisco e non lo accetto. Scusami se ti interrompo, se facciamo riferimento alle amministrazioni precedenti, ovviamente tu ti riferisci a quella di Magardino e a quella di Cristaldi, no? Sì. Come avete affrontato il problema in passato? Cioè, perché non si è mai trovata una soluzione in passato? Piero, parliamo Magardino, Cristaldi, oggi Guinci. Magardino in emergenza, io adesso vado a memoria, Piero. No, per quello che ricordo. Anni. Mi scuso se poi... Assolutamente. Magardino in emergenza, ricordo che propose l'escavazione dei pozzi in Contrada Fiumara. E quando i pozzi furono escavati, poi ovviamente ne sussegue vedere la portata, le analisi, tutto quello che è, i pozzi andavano bene, tant'è che dall'inizio, poi con Cristaldi, a cavallo tra le due amministrazioni, la miscelazione tra i pozzi di Ramisella e i pozzi di Contrada Fiumara portava ad un abbassamento dei nitrati sotto la soglia e dava un risultato positivo. E dava un risultato positivo in quel periodo, ma era una pezza che era stata messa, perché i pozzi tu continui intanto ad utilizzare l'acqua, sì, giusto? Quindi quest'acqua, se tu continui a tirarla, lo malato lo fai lavorare di più. Certo, aggrava. Ecco perché ti dico, si devono trovare secondo me altre soluzioni, oltre a quelle tampone, ma tampone che i cittadini non si illudano, come la vedo io, tampone si parla sempre di 2-3 anni.
Ecco dov'è il punto cardine, ecco perché io già la mattina mi alzo e sono arrabbiato, perché io non vedo luce. Capisci? Ma voi avete fatto in questo periodo, a distanza di tempo, delle analisi delle acque? Tu mi hai detto poc'anzi che c'è un valore di 210, no? Il valore di 207 7. Non l'ho preso io così dal cappello, no, non esatto, l'ho tirato fuori. Un'attenta analisi. No, è un'analisi che è pubblicata sul sito istituzionale del comune. Se tu, comune di Manzana del Dico, Comune. Ma voi in privato avete fatto... Noi in privato avevamo fatto le analisi, 130, 140, 110 a seconda della pioggia, perché poi ci siamo sempre appoggiati, e li ringrazio pubblicamente perché sono dei grandi professionisti, alla preside e a tutto il corso di chimica dell'Istituto Tecnico Industriale, perché ci hanno sempre appoggiato in tutto, sono dei signori, professori e la preside pure. Ultimamente abbiamo iniziato pure un dialogo con Lega Ambiente Mazara, con il circolo, per cercare di mettere in gioco anche delle figure importanti, perché io mi ricordo che una volta, grazie a Lega Ambiente, avevamo invitato il presidente dell'organo regionale dei chimici, che era una figura molto importante. Quindi a questo consiglio comunale aperto, che forse dovrebbe arrivare a tra l'altro mi pare su richiesta, qua almeno è stato detto così in questo studio, del consigliere Giovanni Iacono, ha chiesto un consiglio comunale all'aperto, però ancora noi non abbiamo notizie in merito. Io so che il documento è stato firmato da tutte e 24. Sì, poi è stato firmato da tutti e 24, da ovviamente. Da tutte e 24 consiglieri. E Giovanni Iacono sa benissimo, perché è un mio carissimo amico, tra l'altro camminiamo insieme, che viene anche da me la richiesta, oltre a quella dei suoi figli. Quindi viene anche da me, perché è giusto che anche un consigliere comunale si intesti iniziative del genere. E io, per me la politica è fatta di queste cose e va vissuta in questo modo, altrimenti non ha senso essere consiglieri comunali, perché un consigliere comunale rappresenta una parte di elettorato, rappresenta una parte della città, perché è stato eletto direttamente, ancora più direttamente di un sindaco. Perfetto, e noi aspettiamo la data di questo consiglio comunale all'aperto, e poi vorremmo capire se questo consiglio comunale all'aperto darà i suoi frutti o meno. Perché se deve essere un consiglio comunale all'aperto per fare una passeggiata e prendersi la visibilità mediatica, sarà un fallimento. A noi interessa risolvere il problema, non sottovalutare il problema, quantomeno iniziare a lavorare, perché a priori diciamo che le parole serviranno a poco, serviranno a niente. Allora, io con il fatto che il sindaco domani non farà più la conferenza stampa mi sono levato pure un po' di peso dallo stomaco, perché stasera avrei dovuto magari spoilerare in parte quello che domani penso avrebbe potuto dire, non ne ho la certezza, ma penso. Sono convinto che quello che avrebbe potuto dire domani l'avrà detto oggi in consiglio comunale. Che in parte oggi è stato affrontato, e stiamo parlando della bradella che dovrebbe arrivare da Montescuro. Acqua di fonte che dovrebbe arrivare a Mazara. So, da quello che mi risulta, che c'è stato a quanto pare un incontro e che a quanto pare stanno lavorando su un nuovo progetto, questa volta nodo Menfi. Quindi l'attacco della bradella dovrebbe partire da Menfi, dove già arriva, chiedo scusa se ho informazioni sbagliate, ma questo mi hanno riferito, per arrivare poi a Mazara. Vero è che il sindaco, in una breve intervista fatta pochi giorni fa, ha detto: signori miei, ricordiamoci che un'acqua proveniente dal sottosuolo, un'acqua appartenente al comune di Mazara del Vallo, va pagata in forma diversa, perché tu paghi un servizio, non paghi l'acqua. L'acqua proveniente da Montescuro, quindi da Agrigento, è normale che ha un costo e la devi pagare. Io sono pienamente d'accordo, però se a casa mia arriva acqua di fonte, io intanto l'acqua in bottiglia non la compro più. Io volevo arrivare lì, volevo capire lo stato attuale, com'è la situazione e come vivono le famiglie in questo momento, perché io per strada non posso camminare, perché molti mi dicono: lei è campisicolo della televisione, ma quando è che sta questo sistema? Ma noi dobbiamo bere l'acqua, possiamo usarla per la pasta, cioè... Diamo spiegazioni più precise, perché c'è un po' di confusione anche nei cittadini, e lì sale poi il panico, perché sale il panico. Vedi, io sono uno che è anticomplottista dalla nascita, per idee, per tutto quanto.
Però poi a volte degli eventi mi portano, non capisco perché, sempre a pensare in malo modo su una situazione. Chiediamo, abbiamo chiesto a Giorgio Magaddini, a Nicola Cristaldi, al sindaco Quinci, che venissero pubblicati i dati analitici sul sito del comune di Mazara del Vallo, di tutto il territorio di Mazara, non solo dei tre pozzi di Ramisè. Nessuno ancora oggi l'ha fatto. Perché la situazione, la chiarezza ai cittadini, la dai con la comunicazione. Se tu comunichi, se io mi posso andare a collegare al sito, io posso percepire lo stato dei fatti dell'acqua che mi arriva a casa. E anche se mia madre è anziana, magari, e non è in grado di farlo. Glielo dice il figlio. Ma se io non ho fonti da cui attingere informazioni, è normale che tu crei il caos, crei il panico. Questo panico porta a questo stato di agitazione che c'è dall'altro lato del ponte. Ma tu pensi che in Mazara centro periferia ci possa essere lo Guarda, stesso Piero, negli problema anni di valori alti dei nitrati? ci sono stati degli anni in cui noi facevamo analizzare l'acqua e non ti nego che per qualche mese a volte arrivavamo ai limiti della soglia dei 50 mg/l. Perché io sono convinto che questo problema, che parte a monte, quindi dalla zona del Marsalese, piano piano sta arrivando dalle nostre parti. E arriveremo al punto da non poter più utilizzare acqua da questi pozzi. Corrente, sì. Sì, ecco perché dico smuoviamoci con Montescuro, perché su Montescuro erano partiti i lavori, poi come accade sempre sul nostro territorio scattano le manette quando ti aggiudico un appalto, e spesso capita, E si blocca e si tutto. blocca tutto, ma su una cosa così importante come l'acqua, su un'emergenza così importante, la politica, ecco dove voglio arrivare, lì deve entrare in gioco tutta unita. Altrimenti a me non serve né il sindaco, né gli assessori, né i consiglieri comunali, né l'onorevole regionali, né i deputati nazionali e nemmeno gli assessori regionali. Non mi servono. Perché se lì non entrano in gioco loro, con la forza che hanno, per andare a sbloccare questa situazione, imminentemente, fare ripartire i lavori o fare realizzare il nuovo progetto, da subito, perché quando è così non si aspetta più la burocrazia. Il sindaco, con tutte le buone intenzioni che può avere, prima che mette il depuratore, perché parliamo di nuovo di depuratore, prima che mette il depuratore sul piano annuale delle opere pubbliche, trova i fonti, bando di gara, non ci devono essere ricorsi, ci prendiamo in giro, Piero, lo sappiamo come funziona, passano anni. E lo stesso sarà con Montescuro se parte il progetto anche Nodo Menfi. Ma c'è la possibilità che se la politica tutta unita interviene, allora le cose possono cambiare, Certo, perché si va a certo. creare un commissario ad acta. Si danno i lavori direttamente e si realizza questa bradella. Io so che devo soffrire 2 anni, tu amministrazione comunale mi vieni incontro, perché non mi abbandoni per 2 anni con questa problematica, né 2 anni, né 1 mese, né 6 mesi, né 10 anni. Tu non mi abbandoni. Tu devi venire incontro a me, devi venire incontro ai miei familiari, agli anziani del quartiere, devi venire incontro ai disabili, devi venire incontro alle donne in gravidanza, devi venire incontro ai debilitati che provengono da malattie. Tu devi venire incontro, devi mettere in atto protezione civile, tutto quello che ci vuole, i silos come c'erano, li riporti, fai degli approvvigionamenti con dei silos sui quartieri. Un anziano non può andare a caricare alla fontanella bidoni di acqua. L'acqua gliela devi portare a casa. E quando io capisco e comprendo un sindaco che apre alla città e dice: aiutatemi, risolviamo il problema insieme. Io con i cittadini penso di poter essere solidale a questa amministrazione comunale, ma il problema non lo devo risolvere io. Perché non ne percepisco stipendio, Piero, con tutto il rispetto. Sì. Se no mi candido a sindaco sperando che la città, siccome mi sono già candidato 2 volte al consiglio comunale, la città mi ha bocciato. Io sono Democratico, la città non mi ha voluto nemmeno a consigliere comunale, quindi mi faccio il cittadino, punto. Quello che so fare. Però è un mio diritto. Tu, come amministrazione, devi venirmi incontro, devi risolvere la criticità, devi tamponare questo problema Ok, e dobbiamo accelerare. andiamo dentro le case delle famiglie, no? Come vivono questo problema? Perché spesso manca l'acqua. Perché un fatto è perché manca l'acqua spesso, un fatto è perché ci sono i problemi dei nitrati. Insomma, la sofferenza in quel quartiere di Trasmazzaro e Tonnerello, che poi è più di tre quarti della È il città, costo dell'acqua che compri. La gente come non si vive fida. la gente? Voglio capire, cioè, Piero, tu dall'altra c'è parte la del ponte. pasta, la Tu hai una. preparano con l'acqua minerale, cioè, Esatto, vogliamo te lo capire. spiego io.
Quando anche un anziano carica un bidone da 20 litri o due bidoni da 10 e riporta anche primo o secondo piano, uno di questi se ne va, uno da 10, se ne può andare semplicemente per la pulizia di un broccolo. Certo. Lo devo lavare sto broccolo io? Sì, sì, sì. Siccome non lo posso utilizzare perché nell'ordinanza c'è scritto che non deve essere a contatto con alimenti quest'acqua. Poi punto di domanda, se quest'acqua non deve essere a contatto con gli alimenti, ma i denti me li posso lavare? A contatto con le gengive mi può procurare qualche problema? Alle parti intime, soprattutto del sesso femminile, ne vogliamo parlare? Ci può procurare problemi? Ecco perché io chiedo con forza il Consiglio Comunale aperto, perché a me non interessa solo la risoluzione. Oltre alla risoluzione, che è la cosa più importante, voglio capire, voglio ascoltare i pareri anche dei medici, che mi devono rasserenare su questa cosa e si devono prendere la responsabilità, quindi l'aspe anche territoriale, di dirmi: la puoi utilizzare per lavarti i denti, non ti procura assolutamente alcun danno. Perché io sono convinto che non ci possiamo nascondere dietro a un'ordinanza numero 119. Non esiste. Diciamo cosa dice l'ultima ordinanza del sindaco in merito, che è importante. L'ultima ordinanza del sindaco vieta l'utilizzo di quest'acqua per l'uso umano. Significa che io non la posso più utilizzare. Che gli esercenti del Trasmazzaro che utilizzano quest'acqua non la possono più utilizzare. E il pane come lo fanno? Quindi i panificatori dovrebbero usare acqua con autobotte, ma l'autobotte arriva su richiesta del panificatore, non la porta il comune. E quando il sindaco mi fa un ragionamento dove dice: ma noi non siamo organo di controllo, io ho fatto un'ordinanza, se arriva poi un controllo da parte dei NAS, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, e il panettiere, il pasticcere o chi per loro non utilizza l'acqua perché io ho detto di non utilizzarla, scattano le ammende. Non ne devono scattare ammende per il Trasmazzaro, signor sindaco. Per il Trasmazzaro ci vuole una campagna di sensibilizzazione per gli esercenti e dirgli: siete disastrati da questo lato, non utilizzatela quest'acqua, chiamatemi che ve la porto, e se qualcuno si intestardisce a non utilizzarla, dobbiamo farglielo capire senza multe. Da quanto tempo è che non vieni dall'altro lato del ponte? Io sempre, ogni giorno. E vedi niente tu, o ci passi solo con la macchina e abbiamo finito. Dall'altro lato del ponte, ad oggi, c'è, oltre alla pandemia che abbiamo, l'acqua inquinata, miseria, povertà, distruzione, catastrofi. E nella via Bessarione, secondo me, se arriva un turista e incappa in una di queste postazioni dove stanno facendo i lavori, a singhiozzo, perché non si capisce nella maniera più assoluta, se ne esce dopo 3 mesi dal labirinto. Perché non si capisce? Perché io, che abito in quella zona, ho fatto una volta il giro 6 volte. Anche io ho fatto una gincana. 6 volte per uscirmene. Esatto, esatto. Ho dato in dotazione un fuoristrada a ogni nucleo familiare. Però io lì ci sono arrivato dopo, perché voglio concludere la situazione dell'acqua. Allora, le autobotti arrivano per ora a spese del comune? Piero, sì, io o non no? Io l'acqua non che arriva e viene richiesta la paga il singolo cittadino, i commercianti? Piero, io non ne vedo autobotti girare, ne vedo molto poche per gli esercenti che ci sono dall'altro lato. Allora, la richiesta che si fa è quella di rimettere silos. Io faccio intanto un appello a tutti gli esercenti. Perfetto, ecco, iniziamo a concretizzare. Perché cominciamo a concretizzare, e dico agli esercenti: nascondersi è peggio e non porta a nulla, perché io vi garantisco che tra i vostri clienti c'è già chi il pane da voi, i dolci da voi, il caffè da voi non se lo viene a prendere più e se ne va dall'altro lato del ponte. Questa è un'agonia, una guerra tra poveri che è stata messa in atto e che non porta a niente. Io preferirei, ma lo dico a malincuore, a costo di mettermi contro i residenti del mio stesso quartiere, io preferirei una tabella fuori dall'esercizio commerciale: acqua proveniente dal comune Mazzara e Valle, autobotte numero, è un alimento, Piero, diamogli la tracciabilità, certo. Proveniente numero, scaricata in data totte, oppure depuratore numero totte, perché ognuno può avere anche il depuratore personale, è giusto l'attività, depuratore numero. Io a questo punto mi fido dell'esercente, perché in questo periodo entro e acquisti, perché sei sicuro? Entro e acquisto, esatto. E salvaguardo le aziende del Trasmazzaro, che sono agonizzanti. Questo significa portare avanti le iniziative. Se io dico: mettiamo la cartellonistica, la segnaletica,
diciamolo ai cittadini che l'acqua è inquinata, perché è vero che io residente lo so, perché lo apprendo dai social, ma un turista no, che arriva non lo sa, dalla fontanella beve. Ma perché devo fare bere a un turista alla fontanella, poi certo, viene a sapere che l'acqua inquinata e non viene più a Mazzara? Ma insomma, tutto questo pensate che possa essere produttivo alla città? Io non sono nativo di Mazzara, provengo da una città del nord Italia. Ecco perché tante cose non riesco a digerirle, Piero Campisi. Perché io provengo da una cittadina di 100.000 abitanti del Piemonte. Come si chiama? Alessandria. Ah, Alessandria, bellissimo. Dove ho visto delle scene che qua forse non arriveranno mai. Il semaforo rotto di un incrocio importante, i vigili urbani presenti e che non se ne vanno fino a quando la ditta non ripara. Cose che sono convinto che qua non vedremo mai. Perché, dicevo poco fa a Gianmarco, quando le telecamere erano spente, perché noi abbiamo quel cavolo di vizio, non abbiamo il senso di appartenenza delle cose. La cosa pubblica per noi non esiste. Per noi esistono le quattro mura di casa, esiste il divano, Maria De Filippi, tutto quello che c'è mi appartiene ed è mio, casa mia. Uscendo e metto un piede fuori dal marciapiede non è più mio. Fino a quando non raggiungiamo questo grado culturale, noi non ce la possiamo fare mai. Questa è l'unica cosa, l'unico appello che io mi sento di fare, perché io non è che voglio dare un monito solo all'amministrazione. Io il monito lo do un po' a tutti. Ma nel quartiere che tu rappresenti, in quanti siete che fate parte di questa associazione? Allora Pietro, noi abbiamo fondato questo comitato che eravamo in 7. E dopodiché, nonostante il virus, perché in piena pandemia, abbiamo fatto una raccolta firme. Tieni presente che fare una raccolta firme, quando? Nei bar non entra nessuno, nelle pasticcerie non entra nessuno. Perché la gente è a casa, non è facile, causa COVID, ma certo. Io ringraziando Dio ho una risposta certa dai cittadini, perché ho almeno 6-700 firme. 6-700 firme, però in quel quartiere ci sono oltre 20.000 persone. 6-700 firme di capi famiglia, quindi già i numeri sono molto più alti, perché in ogni famiglia ho fatto firmare solo una persona. Ok. Capisci perché non serve? Quindi se entra al bar Piero, ha firmato Piero, i figli e la moglie non hanno firmato. Quindi io questo interesse fortunatamente l'ho trovato, altrimenti mi sarei già fermato. Perché il problema non è che è solo mio. È giusto, quindi a sto punto non mi paga nessuno. Se colli, picchi me la chi la pigliare alla fine. Aspetta, ma quello che dico io, per chiudere l'argomento nitrati, aspettiamo questo consiglio comunale all'aperto, questa eventuale conferenza stampa del sindaco, per vedere che novità ci sono. Io, da quello che intuisco, tu sei pessimista in questo momento, tu e la popolazione del quartiere, però una cosa importante, il quartiere deve scendere tutto unito, deve essere vivo, presente in questa associazione, Piero, noi... commercianti, famiglie, cioè dovete essere di più. Perché non vorrei che nel giorno in cui si farà il consiglio comunale all'aperto ci sarà soltanto qui presente il dottor Rino Giacalone e altri componenti dell'associazione. Dovreste essere migliaia, norme a distanza permettendo, attenzione, capisci, che questo non diventi però una scusa. Però partecipare è fondamentale. Dobbiamo svegliare questo quartiere o no? Ora dimmi tutte le altre cose che non funzionano nel Trasmazzaro, quali sono? Io ti garantisco, intanto, per chiudere l'argomento, che al Consiglio Comunale Aperto parteciperanno un cospicuo nucleo di cittadini, ma che in virtù del Covid non me la sento di fare venire. Certo. E quindi io chiederò a tante persone con cui sono in contatto, perché abbiamo più gruppi, WhatsApp, perché ormai si va avanti. Ma poi ci sono le varie dirette streaming, dirette televisive. Sul quartiere, Piero, sul quartiere come va? E allora, io sindaco... Dato, perdone, facciamo arrivare un caffè? Sì, volentieri, sì, è un po' d'acqua caffè. Prima. Prendiamo un po' d'acqua, se vuoi anche sì. Un dolcino. No, un dolcino no, perché già io sono in apposto di dolcini. Sì, questo Covid mi ha fatto prendere... No, sul serio. Mi ha fatto beccare 10 kg. Adesso abbiamo la frutta...
Abbiamo un succo, abbiamo tutto, vedi? No, no, basta perché così. Dipende dallo stato d'animo dell'ospite. Ti ringrazio. Noi riusciamo a farlo diventare più amaro, a cercare di sdolcirlo. Tu stasera sei... Da camomilla. No, camomilla non è il tuo limite. C'è stato qualcuno che era da camomilla. Tu nemmeno sei da ginseng, sei da caffè stasera. Da caffè, tanto sì. Sorseggia un bicchiere d'acqua. Grazie. Questa è acqua minerale, perché almeno di questa ci possiamo fidare. Che purtroppo sai, una volta sono stato in Norvegia a organizzare un evento lì con il mio gruppo Campisi. Appena ho chiesto acqua minerale, mi guardava il cameriere e rideva. Sai perché? Perché l'acqua in Norvegia viene dal rubinetto. Non esiste, l'acqua minerale per loro è in bottiglia. Come Roma. Roma ha l'acqua potabile nella maggior parte delle strade. Vai nel rubinetto e bevi. Qua, se bevi in un rubinetto, rischi di morire. Io oggi sono stato a Palazzo Adriano. Palazzo Adriano, bellissimo, hanno girato quella famosa le scene del film dove Nuovo Cinema Paradiso. E non ti nego la goduria a bere da quella fontana al centro di piazza, acqua gelata di fonte. Quindi tu immagina me, a Palazzo Adriano, in piazza a bere acqua di fonte ghiacciata. La goduria in quell'istante, quello che ti passa per la mente. Fantastico. Capisci? Fantastico. Eppure a quanto siamo? Ad un'ora e mezzo. Non è che sono andato in Norvegia. E lì l'acqua arriva direttamente dalla sorgente. I monti Sicani, molto probabilmente sono gli stessi monti che porteranno l'acqua da noi, da quello che ho capito, perché dai monti Sicani arriverà l'acqua. Sì. Ecco perché dico, no grazie. Niente. Sempre col sé. Sì. Perché tu hai detto 3-4 cose sì. Con 3-4 sé e li hai calcolati un sé per ogni anno, giusto? Piero, tu hai l'esperienza, non lo sai, la macchina burocratica, ormai lo sai come funziona la macchina burocratica, no? Noi siamo ormai in mano alla burocrazia. Sì, siamo sburocratizziamo. Ma siamo sempre stati in mano alla burocrazia. E quindi c'è poco da fare, anche uno che ha volontà di voler fare le cose poi incappa, perché ci vogliono le autorizzazioni, perché ci vuole il parere. E se bisogna fare le cose trasparenti è così. Accomodati, prego. Un caffè. Capisci? Ci vuole. Ci vuole il parere, e poi ci vuole il parere dell'altro ente, e poi ci vuole il parere dell'altro ente, e poi quello in malattia, e poi quello in smart working, e poi uno presenta una pratica anche personalmente per una cosa e passano 6 anni. E così anche nella cosa pubblica. Quello che noi patiamo per la cosa pubblica, che ci fa patire la cosa pubblica lo patisce da sé. Certo. Rino, dimmi una cosa, al Trasmazzaro finalmente diciamo ci sono i lavori in corso per le fognature. Ci sono i lavori in corso per Questi sono lavori che si aspettavano veramente da tanti anni, anche se si stanno riscontrando varie difficoltà. Tu sai quando... Però si sta risolvendo un problema molto grave. Non vorrei sbagliarmi. Sai quando è stato presentato il progetto... per questo impianto fognario? Almeno 25 anni fa? 8, non 25, 8, 8. Mi hanno detto. Io pensavo. Quindi si sta mettendo mano all'impianto fognario dopo 8 anni. Pensi che un impianto fognario a Tornarella non era una cosa urgente da fare? Eppure quanti anni sono passati? 8. Capisci? Trasmazzaro. Allora, io non voglio essere polemico, però tu lo sai, ogni tanto è più forte di me. Io piuttosto che andare a fare selfie d'estate in una spiaggia che non esiste. Ma in un mare meraviglioso che c'è. Ma in una spiaggia che non esiste. Quindi ogni tanto, come diceva un giornalista, bisognerebbe girarla la telecamera. Piuttosto che fare selfie, io arriverei da sindaco, la prima cosa che farei è chiudere intanto tutta la via Bessarione, ad oggi, per quello che stanno combinando. Cioè vuoi parlare adesso come... Se tu saresti il sindaco della città... Sì, allora... io chiuderei tutta la via... Ad oggi, dopo un attimo. Rendendomi conto di perché quello... Perché qua si parla da sindaco solo a una condizione. Rendendomi conto di quello che è successo, okay. Io chiuderei. Sì, mettimi la faccia, che mi piace. Però, senti così... Tanto non mi capiterà sindaco. Qua. Non mi capiterà da qua. Sindaco. Allora, io piuttosto che fare selfie... Senti, fermo. Ecco, perfetto. Chiuderei... alla viabilità, la via Bessarione, dalla chiesa San Pietro, proprio dall'inizio, sì. Incrocio dove c'è il semaforo, fino alla via del mare, strada quella dove si scende per andare a Tornarella. La chiuderei tutta, perché ad oggi ha le condizioni precise per essere strada da pascolo. Ci sono tante buche. Ci potremmo noi mettere ad oggi le pecore, perché tanto il pascolo c'è, perché l'erba dei marciapiedi comunque è sempre 2,5 metri alta,
e farla diventare strada da pascolo, così almeno le pecore contribuiscono a pulire il verde in abbondanza che abbiamo. La volontà da sola non serve. Ci vuole la strategia, ci vuole un piano. Le iniziative prese così non servono. Ma il sindaco ha detto che per quanto riguarda questi errori la responsabilità ce l'ha un commissario ad acta, ovviamente, e non il sindaco. È stato detto in diverse salse anche in questa trasmissione. E quindi io che sono panettiere, io che ho un bar e mi trovo circondato da lavori per 2 mesi, per 1 mese, per 15 giorni, da me non viene più nessuno, che devo fare? Perché io, vedi, qua non è che ti porto quello che combinano le amministrazioni o chi lavora o chi ha l'appalto. Io qua ti porto un grido di aiuto da esatto. parte di un quartiere di 20.000 residenti che sono completamente abbandonati. Io da sindaco, sai 20.000 cosa farai? 20.000 in questo periodo, perché 20.000. Poi l'estate sappiamo che... Poi l'estate ci andiamo a fare i selfie, perché Tonnarella poi d'estate diventa bellissima e facciamo i video allora, di programmi. Rino, tu in questo momento sei sindaco della città, perché hai la fascia, dopo la togliamo. Parla da sindaco cosa fareste e poi la togliamo. Vero, io l'ultima volta, nel primo incontro che ho avuto con il sindaco, mi sono permesso, perché io non sono uno di quelli che critica e basta, mi sono permesso di dirgli che avevo un'idea, intanto, per esempio, per la spiaggia di Tonnarella. Sindaco, la nostra delegazione ha un'idea, non un progetto, un'idea, perché io da privato, prima di fare il progetto e spendere soldi, voglio capire se ne vale la pena. Si può avere un incontro inerente a questo. Io non sono riuscito in quasi 2 mesi ad avere un altro incontro per discutere della spiaggia di Tonnarella con l'amministrazione comunale. La prima volta è stato declinato, mi sono stato chiamato e poi c'è stato un contrattempo, lo capisco. La seconda volta ho atteso quasi 40 minuti dietro la porta per poi vedermi arrivare la segretaria e mi è dispiaciuta e dirmi: sono piccolezze, però sei dietro la porta, qualunque possa essere stato l'impegno, sei dietro la porta. E io sono con il presidente del circolo Lega Ambiente perché avevo il piacere di prospettarti questa cosa. Sì. Bastava farci la testa. Rino, ci vediamo domani, ci vediamo stasera, ti chiamo io. Io non è che pretendo, perché io lo capisco, amministrare una città, certo, vero, non è facile, facile, soprattutto una città come Mazara, non prendiamoci in giro, è estesa, difficile. Però anche tu da sindaco, visto che avresti i tuoi problemi, ma tu, io, chiunque, attenzione. Ma io non lo faccio il sindaco. Dammi la fascia, hai finito di parlare. Io non la, non... Da sindaco, ecco, la fascia, è scaduto il termine. È l'ultima cosa che vorrei fare nella vita, è il sindaco, soprattutto di una città come Mazara, credimi, perché non è facile per niente. Ma ci piano perché te la rompo, Piero. Allora, io con Rino ci conosciamo da tanti anni ed è stato sempre così. È originale per come è qui in trasmissione e anche in giro nella vita, ed è stato sempre una persona fantastica per chi ha avuto modo di conoscerlo. Secondo te, Radio Politica, in questa tua ospitata, che intercettazione avrà preso? Tu ne hai ascoltato diverse, no? Però prendi un'intercettazione a modo tuo, attenzione, e commentala. Tu sai che questo è un ruolo importante nella trasmissione. Sta facendo in pratica una cosa la Marzullo, fatti una domanda e te la risposta, fammi capire perché no, non voglio ci arrivo. Portarti a una condizione di poter... Non dico pungere o provocare, ma esternare qualcosa che non ti convince in realtà, che rappresenta l'intercettazione di Radio Politica, che è l'emblema della trasmissione. Ah, qualcosa che non mi convince. Guarda la radio, non guardare me che ti confondono le idee. No, sulla trasmissione non ci sono cose che non mi convincono. Io ti ho detto all'inizio che ci sono delle cose su questa trasmissione che... Aspetta, dico la trasmissione che emana lei, le onde, no? Sì. Le onde viaggiano, no? Allora, sì. C'è qualcosa che non ti convince nella storia dei nitrati a Mazara. Radio Politica avverte in te, te lo dico chiaramente, sì. Che tu non stai credendo a nulla e a niente di quello che si sta dicendo in merito alla risoluzione del problema dei nitrati. Secondo te sono no. chiacchiere? Allora io... Chiacchiere? Ora tu mi devi dire sì
o no? E poi continuiamo. Io ti dico semplicemente che non posso mettere in dubbio la buona fede di chi magari dice queste cose. Perfetto. Ma sono pienamente convinto che ci schianteremo contro un muro. Abbassa l'antenna. Perché se, la rompo, bravo. Se arriva un'altra intercettazione, poi sì, si fa tardi per commentarla. Bene, Rino, tu sai che chiudiamo noi la trasmissione. Posso chiederti una cortesia e ti rubo gli ultimi 5 minuti? Ma infatti, lì sto arrivando lì. Dove vuoi arrivare tu? Ti ci porto io. Ti ci porto. Innanzitutto controlliamo se c'è qualche altra cosa che a volte può servire in trasmissione. La fascia l'hai utilizzata, sei stato sindaco con me. Sì, sindaco già c'è. Pinocchio a te non ti serve, giusto? Perché tu, per te, bugie non esistono, giusto? No, esistono, per carità, io sono convinto che... I pizzini, noi dobbiamo fare qualcosa? No, no, no. Pizzini, no. E allora? Non mi appartengono i pizzini. Perfetto. E allora, la trasmissione si chiude con qualche esternazione che tu avresti voluto dire in trasmissione e che non hai detto, per cui se tu hai qualcos'altro da dire, la puoi dire. E poi alla fine, se gradisci parlare con qualcuno che ci sta guardando, guardi l'obiettivo ed esterni quello che vuoi. Io posso concludere così. Volevo, visto che ancora non ho avuto il piacere di poter far visionare la mia idea sulla spiaggia di Tonnerella a breve termine, perché era una cosa a breve termine, realizzabile nel giro di pochi mesi a costo zero, avrei voluto comunicargliela qua. A chi? Al sindaco. E tu digli, signor sindaco, parla. L'idea in sintesi era questa, lo dico in trasmissione così colgo l'occasione, magari il sindaco quando sarà libero da impegni avrà la possibilità di guardarlo. Sei tranquillo che la trasmissione appena finisce tu gliela mando. Ci sono dei lidi, abbiamo dei pezzi di spiaggia libera, io ne ho contati circa 15-14, abbiamo parecchie associazioni di volontariato a Mazara. Non so se ancora esiste la consulta del volontariato, ma sarebbe un'occasione per rimetterla in gioco. Ottima idea. Convocare tutte le associazioni di volontariato e dopo una pulizia, una sola pulizia straordinaria, perché questo trattore che viene a miscelare la sabbia credo che sia una cosa indegna, perché non piace a nessuno. Ma l'ha detto anche l'assessore ai lavori pubblici Reina, che abbiamo un trattore ereditato a quanto pare, lo so, però, che purtroppo non pulisce bene. Non pulisce per niente, la fa rimanere la sabbia, una cosa proprio indecente. Ci vuole un trattore più adatto. Facciamo una pulizia straordinaria, anche con questo trattore. Dopodiché diamo in gestione ad ogni associazione che ne fa richiesta un appezzamento di spiaggia libera. Non so se tu sei stato mai a Lampedusa. A Lampedusa, all'isola dei Conigli, c'è un gazebo con Legambiente e gestisce l'intero arenile. Non ti fa mettere l'ombrellone dove deve essere messo. Lì ci sono, perché c'è la grande protezione per le tartarughe. E io da lì prendo spunto, perché io non sono un genio, l'idea non viene da me. Io osservo e prendo spunti. Il comune, dopo aver fatto questa opera di pulizia iniziale con il trattore, deve semplicemente attrezzare le associazioni di volontariato con delle reti, quelle che utilizzano i lidi per setacciare proprio la sabbia, quelle manuali. Quelle metalliche? Quelle metalliche manuali, che se il comune non ha fondi per comprarle, io sono convinto che il lido che alle 7 già pulisce l'arenile ce lo presta l'associazione di volontariato. Quindi nemmeno c'è bisogno di comprare questo. Dopodiché fornirgli sacchetti, una pala, una carriola, per mettere quello che si raccoglie già la mattina, e guanti, manuale, farlo trovare sul ciglio della strada, così passa poi la squadra e prende tutto. Fornirgli un posaceneri, sacchettini per la raccolta differenziata. Che io sia cittadino, che io sia turista, arrivo, il ragazzo dell'associazione mi dà il kit e gentilmente mi dice: quando finisci mi consegni tutto. E ci penso io a smistare tutto. Io lo consegno. Piero, io ti garantisco che se noi diamo la possibilità a queste associazioni di impiantare un gazebo sul posto della spiaggia libera, con le proprie bandiere, io ti garantisco che ogni giorno, se devo prendere azioni, la caccia al tesoro, gli scout potrebbero con del legname apposito fare dei percorsi per i disabili,
quindi delle vere e proprie pedane. Il comune ha previsto per quest'anno, lo ha detto anche il sindaco qua e gli assessori di turno, che sono previste. Ora ti faccio una domanda. Le docce. Ascoltami, ti faccio le pedane per i disabili. E io ho finito, ti faccio una domanda. Dopo tutto quello che ti ho detto. Costo? Zero. Bandiere, divertimento. Poi i progetti a lungo termine, ripascimento, strada che dobbiamo togliere, le villette che dobbiamo abbattere, queste cose portatele avanti e quando poi la quarta generazione, poi magari i miei nipoti, i figli dei miei nipoti magari li vedranno arrivare. Però intanto nel breve facciamo questa cosa, rendiamola Renire vivibile. Assolutamente. Allora, a questo punto, era la mia idea. Poi, la tua idea che hai lanciato. Ed era mio grande piacere fargliela. Poi ovviamente se qualora... Ma questa si può anche presentare a livello burocratico, si fa una domanda a nome dell'associazione e si lancia un'idea, oppure incontri un assessore... È una cosa che va fatta tra due assessorati, assessorato ai servizi sociali e ovviamente l'assessorato ai lavori pubblici, perché entrano in gioco due. Ma io non penso che sia una cosa irrealizzabile, no, un'idea bellissima. Allora io ne avevo parlato... Io ti dico che Di Mazzara mediaticamente ti dà tutto l'appoggio. Piero, io ne avevo parlato con un assessore... a marzo 2020, marzo-aprile 2020, e eravamo rimasti, visto che era entusiasta di questa idea, che ci dovevamo risentire a settembre, perché così avevamo il tempo per programmare la stagione estiva a maggio-giugno, visto che non ci volevano grandi, grandi cose. Io non ho ricevuto più nessuna chiamata e niente, quindi presumo che dal lato ci fermiamo qua. Non ci siano interessanti. Ci fermiamo qua. E allora entra Natale in trasmissione per Natale. Il saluto finale. Io il saluto finale. I nostri ascoltatori vogliamo omaggiare Asino, che è molto legato alla nostra città, alle strade e a tutto quello che gira attorno a Mazzara Turistica. Ha espresso un progetto meraviglioso che sposo pure io, e quindi ti doniamo un libro di Salvatore Giacalone e Nuovissimo, Il bello della città, monografia di Roberto Rubino, quindi c'è la storia un pochettino rinnovata del 2020. Conosco entrambi. Di questo. Io grazie. E io te ne facciamo omaggio. Gentilissimi, grazie. Grazie Rino Giacalone. Grazie a tutti grazie, voi. Grazie a te e a tutti quelli del quartiere di Tornarelle Trasmazzaro. Grazie a tutti.